aggiungiamo. Allora, a nome della Società Astronomica Ticinese, io vi ringrazio per essere qui stasera in occasione di quella che ho creduto essere la prima, che in realtà è la seconda conferenza del ciclo di eventi dedicato all'anno internazionale dell'astronomia, che questo 2009 è stato proclamato anno internazionale dell'astronomia solamente perché dall'ONU, dell'Unione Astronomica Internazionale, perché festeggiamo i 400 anni dal 1609, quando Galileo Galilei rivolse verso il cielo per la prima volta, verso il cielo canocchiale, in qualche modo fondando quella che è l'astronomia moderna. E come Società Astronomica Ticinese, come Società Ticinese di Scienze Naturali e come Fondazione Science Sicché, che è rappresentata qui da Giovanni Integri, abbiamo pensato di dedicare questo 2009 dedicare un ciclo di eventi abbastanza variegati come tipo, qualità e forma, appunto all'astronomia. Stasera il professor Massimo Calvani parlerà di buchi neri, con un titolo un po' intrigante, buchi neri nel bagno schiuma. Lasciamoci stupire su ciò che ci dirà. Gli eventi sono in questo momento circa una quarantina, li trovate nel programma che abbiamo pubblicato online, e il cui indirizzo trovate sulla locandona che vi è stata seguita, www.astroticino.ch. Potreste chiedervi perché non abbiamo pubblicato il programma sulla locandona, perché gli eventi sono così tanti che tutti insieme sulla locandona non ci stavano, e quindi abbiamo preferito lasciare il programma aperto e arricchirlo di volta in volta. Ci saranno serate di osservazione, ci saranno proiezioni cinematografiche, ci saranno almeno tre star party, uno a Bellinzona il 19-20 aprile, uno il 29 di maggio qui a Lugano al Parco Ciani e uno in montagna alla Capanna dal 21 al 23 di agosto per un intero weekend. Quindi ci saranno due mostre fotografiche di astronomia che sono state portate in Ticino da Nicola Creton, e di conseguenza decisamente la scelta non manca per chi vuole avvicinarsi, accostarsi alle serie. Quindi io vi ringrazio per essere qui con noi stasera, lascio la parola a Giovanni Pellegri, che rappresenta la Fondazione Science Sicché, e poi lasciamo parlare il professor Calvani. Solo una parola per dare il benvenuto a nome anche dell'Università della Scienza Italiana, l'Università Sicché, abitiamo non in questo bel auditorio, ma gli uffici sono sotto scala, insomma. Per ricordarvi che l'astronomia, questo bel percorso che la SAT insieme alla Società Ticinese di Scienze Naturali e Science Sicché hanno messo in piedi, avrà un momento di festa, anche che sarà il Festival della Scienza. Tentiamo questa esperienza portando un festival a Lugano, al Parco Ciani, proviamo a metterlo, dove abbiamo tentato più cose per cercare di avvicinare la scienza al pubblico, dal bambino all'adulto. Avremo un planetario gonfiabile che resterà vicino e quindi diventa un modulo didattico che potrà andare nelle scuole, e avremo ospiti importanti, dai ricercatori del CERN a Didier Queloz, scopritore di pianeta extrasolare, di Ginevra, insomma tutto questo lo troverete dentro questo percorso che, appunto, come diceva Marco, non ci stava in locandone veramente tanto. Do subito quindi la parola alla conferenza, al professore che terrà la conferenza stasera, dicendo che non c'era giornata migliore di quella di oggi, forse è a caso, ma oggi è anche l'anniversario di Giovanni Schiaparelli, che tutti ricordiamo perché è la nascita di questa storia strana dei canali di Marte, solo per un problema di traduzione, come sapete, ma che invece è stato anche un grande astronomo, perché a lui dobbiamo questo importante legame tra gli sciami meteorici e le comete, come gli sciami delle Perseidi o delle Leoni. Quindi iniziare il 14 maggio mi sembrava anche bello, questo anno internazionale dell'astronomia in Ticino. Quindi buona serata a tutti e grazie per essere fra di noi per questa conferenza. Grazie, buonasera a tutti.